A nie ma paralekłon Suzi, rodaj. Po prostu... Po prostu robię ci tyle. Si. Hey. All right then. Futa, ma che succede? Non è da te venire qui così tardi. Guarda, Shojiro. Dati bancari, transazioni, operazioni. Transazioni, operazioni. Morosità dello zio, tutti gli scheletri nell'armadio. Come hai ottenuto tutte quelle informazioni? Hackerando, naturalmente. Non si sono messo dai debiti. Con queste informazioni in mano non potremo perdere nessuna causa. Quello che hai fatto è reato, Shopka. Non potremo mai usare questa roba in un processo. Ma... Jeez. Fosse sommerso dai debiti, ho sempre saputo. Che essere vostri, non cercare mai di trovare, quindi non fare più sciocchezze da giro, ok? Ma so giro. L'ho fatto solo per te. Cazzo, c'è una mosca qui insopportabile. Ho avuto cosa che ti ho detto. Ecco, hai creduto se quanto ne avevi bisogno, io non ti ho aiutato come avrei dovuto, quindi forse è vero che c'è chi potrebbe prendersi meglio quello. Che cosa vuoi dire? Non posso restare qui? Sono solo un fastidio? No, non voglio dire quello. Non mi vuoi neanche tu, Shojiro? Non voglio dire quello, penso soltanto che per il tuo bene forse dovresti... E va bene, tanto Matt, mamma e tutti gli altri. Se vuoi puoi restare qui a giocare con i tuoi stupidi chicchi di caffè. Vuole molto più bene a voi che a me. In effetti ha senso, dopo tutto siete stati voi a salvarla. Ma dove ho sbagliato? Io mi sono davvero sforzato di prendermi cuore di tutta. Guarda com'è andata a finire. Mi ripetevo che era per lei. Doveva preparare il creme di una cava. Ma adesso credo che sotto fosse solo una scusa per mantenere le distanze. A fine il caffè e il care che tutti hanno così tanto sono solo delle scuse. Forse... Già, in fin dei conti ho trascorso molto più tempo in quel caffè che a cercare... Ok. Vado fuori a fumare, ho bisogno di calmarmi. Mi dispiace di dover caricare tanto di questo peso, ma potresti andare da Futaba? Meglio se vado sopra. Eh sì. Niente. Stai bene? Ti sei... Vuoi parlare? Sì, grazie. Sai, quando ero piccola mia madre mi parlava tanto di Shojiro, di quanto era bravo e che era interessante parlare con lui, ricordo tutto. Ricordo anche che ogni volta che parlava di lui sorrideva, Shojiro mi piaceva davvero tanto. Oggi ho detto delle cose molto cattive. Non è colpa sua se mia madre è morta o se mi sono isolato dal mondo. Per colpa mia sua Gira ha perso un mucchio di soldi. Ho solo pensato che se avessi ottenuto quell'informazione sarei potuto restare con lui. Andiamo a parlare di questo tipo. Dovresti dirglielo. Sì, sì, hai ragione. Allora, posso entrare? Shojiro, io... Senti, mi dispiace per quello che ho detto prima. E beh, se a te sta bene... Vorrei che restassi qui con me per sempre. Non so che ti divertiresti di più a vivere con te. Farò tutto il possibile per vedere le cose anche dal tuo punto di vista. Quindi vuoi restare con me? Cos'era una specie di proposta di matrimonio? Ehi, smetti di ridere. Sei sfibrante come al solito. Il suo giro. Lo so che ti ho causato un po' di guai, ma io voglio davvero essere più con te. Perciò io ti dico che andiamo a vivere insieme. Purtroppo. Mi spiace non averti detto queste cose prima, ma grazie per aver accolto una persona pessima come me.
sei sicuro di stare bene qui con me? Non vorrei stare con nessun altro. Sono decise. Venire da me a lamentarsi e poi te ne penti. Io e Libera farò di tutto per non farti pentire di questa scelta. Se avrai mai bisogno di aiuto, dimmelo, non sarà cordialissimo, ma ti proteggerò sempre. E puoi stare con me. Puoi stare con me finché vuoi, per sempre se vuoi. Per sempre se vuoi. Sì, per sempre. Non vedo l'ora di continuare a vivere anche con te, Matt. Ah, è quasi l'ora dello streaming in diretta. Questa settimana sono stata regista. Scappo, ciao. Che stupido che sono. Per tutta la vita ho sempre cercato di evitare questo tipo di conflitti. Non ho potuto cavarmela quando ho capito che qualcosa non andava e non ho difeso te. Invece mi ripetevo che non è possibile lottare contro la legge, contro la società, che bisogna accettare ciò che capita. Ma scusa, per non ripetere, io non la faccio scappatoio e le vedo super rago. Ma se invece di quella scelta si capita, non la insegnate, non lo so, come te ne stessi quindi di nuovo al mercato, sento che oggi mi sono liberato di un gran peso. Grazie per avermi fatto capire che cos'è davvero importante nella vita. Che il mio legame con Sergio si sta rafforzando. Okay. All right. I'm going home. Beh, sarà meglio che torni a casa anch'io. Non stare sveglio fino a tardi, ok? Devo alzarti presto. Ok, tutto gentilezza siamo al massimo. Ti va di parlare? Ho parlato di nuovo con Putin, ma non so perché abbia aspettato tutto questo tempo per farlo, ma finalmente abbiamo parlato con sincerità. Come dire, ma sembriamo davvero una famiglia, non facciamo solo finta di esserlo. È solo grazie al tuo aiuto, quindi grazie davvero. Ora ti senti un vero padre. Vabbè, madre, sono affascinato da morire, ma non posso negarlo. Chiamo un tizio per parlare di consentimento, ti immagino che tu non sia proprio un tipo qualunque, va bene. Metto tutto giunto, tanto che ho ancora la mia dignità, la mano. Ok. E questa volta l'abbiamo fatta. È la seconda volta che provo a vedere questa parte. E prima non era partita la registrazione. This sucks. Sa quando vuole tornare di nuovo a scuola, so che non si sarà presto. Deve essere tosta organizzare programmi di un'amministrazione molto importante. Comunque è una ragazza che non so di più che stia bene, ma è difficile che per il padre di una ragazza così carina potesse essere un cioè, non aspettavo da parte dei ladri fantasma. È stata un'esecuzione pubblica in piena regola. Nice, non lo granché, va bene. Adesso ci provo a lanciare le cose. Sicuro, guarda, me lo sento che ci mancava il lancio del cessetto. Hey, are you listening? Tu fai attenzione, presto ascolto quando qualcuno ti parla. Sto mi ammazza. Sì, che è stata una schivata epica. Questo credere che la schivata e il lancio di uscire una specie di ninja. Fa come ti pare, ci vediamo alla lezione. Hey! Attenzione di tutta la classe, il tuo fascino è decisamente aumentato. Sì, ho capito, ma ce l'ho già pieno! Posso migliorare il coraggio. Ok. La gente dice che ti divino assassino. Ne vuoi due, io ti fa. Quando hai gli esami. Quando hai gli esami. Non sto finendo i tuoi esami, vero? 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 Anche io, potrei avere un insegnamento più insieme, non ti garantisco proprio. Oggi verrai. Allora, vediamo che cosa abbiamo.
abbiamo Makoto, biblioteca, cortile, non biblioteca. What would you like? Quando la vedrò no, fino a sera voglio passare il tempo con lei. Dai, usciamo con lei. Grazie. Shall we go? Va bene, 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 bene. Sì, facciamolo. Is something the matter? Quale sarà? Allora, di cosa volevi parlare? Ecco, mi chiedevo se per caso non potessi prestarmi dei soldi. Cosa? Non è una grossa cifra, però mi serve adesso, ma ti restituisco tutto, giuro, ti prego. Per cosa? Per caso c'entra qualcosa su casa? Al lavoro ha fatto cadere per terra una bottiglia di sake costosissima e deve ripagarla. Mi serve aiuto. Sta mentendo, Eiko, non dargli neanche un soldo. Non sta mentendo, lo so che non ti va, genio, il fatto che sia un nostro, ma non è come tu pensi tu. So quasi una persona gentile e onesta, mi chiamo persino principessa e mi chiamo così solo me, perché sono speciale, non è proprio vero. Così dice che sei la sua principessa speciale, tu che pensi, Nette? Lo dice a tutte. E il suo modo di adescare non saprei. Lo dice a tutte. Yes. Sono d'accordo. Qualsiasi ragazza gli dia dei soldi e la sua principessa, così non corre il rischio di sbagliare nulla. Non ti permette di dire cose simili, non hai nessuna prova. Sì che ce li abbiamo. Sì, questo è vero. Ma hai chiesto a qualcuno che lavora al suo locale se la storia della bottiglia rotta è vera? Beh, no. Ma lui mi ha detto di non parlarne con i suoi colleghi, non vuole che io vada a supplicare il suo capo. Ti prego, ma sei l'unica persona di cui mi posso affidare. Tutti gli altri mi preferirebbero concentrare sugli esami, la missione anziché aiutarmi. Chissà cosa direbbe i miei genitori se chiedessi i soldi a loro. Ti prego, anche solo una parte. Credo che dovresti lasciarlo, se non lo farai prima o poi potrebbe spingerti a fare dei lavori poco raccomandabili. Ma lui mi ha già trovato un lavoro, niente di strano, però servo da bere in un bar per aiutarlo a ripagare la bottiglia rotta, dice che sono molto portata. Ma scoprirò anche dopo le scuole, dopo tutto non credo che andrò all'università. Non puoi far sentire tutto quello che ti dice, sta cercando di ingannarti. Persone intelligenti come te non potranno capire. Ecco, tu andrai in una buona università, lavorerai in una grande azienda e poi la tua vita sarà terribilmente dolorosa. Davvero, davvero. E questa è la vita che vuoi? Io ancora non lo so, ma sai come sia una cosa certa, devi stare il più possibile lontano da quel tipo. Quindi non vuoi aiutarmi, eh? Lascia perdere, posso farcela da solo, mi basta uscire con qualche cliente dopo il lavoro, eh? Ecco, aspetta, non volevo dire, ma su caso mi manda continuamente messaggi. Ultimamente mi ha anche chiesto se io e mia sorella viviamo da soli e che sarebbe felice di aiutarci. Oggi stesso mi ha chiesto se sono felice con il mio ragazzo, dammi retta, Ico. Non tiene a te. Non dire strozzato. Sono così gentile da preoccuparsi anche dei miei amici. Poi aspetta un momento, messaggiava con lui, messaggiavi con lui alle mie spalle. Più che altro era lui a messaggiare con lui. Hai già ottime ipotesi, ma davvero non ti basta. Io ho solo se permettere di portarlo. Please listen. Non è assolutamente quello che sto cercando di fare. Sì, certo, beh, tieni giù le mani da lui. Vabbè, se me lo rubi la cosa non te lo proverò. Non ho capito niente, Lei ha solo su casa. Mi sembra esattamente il tipo di ragazza che può cadere preda delle bande di Shinjuku. Sono perse senza nessuno per scoprire le proprie frustrazioni. Actually... La famiglia di Eiko è piuttosto benestante. Dove
suoi genitori hanno occhio solo per il fratello minore che è molto dotato. Solo certo che questo potere per lui sia in un'unificazione la fa sentire speciale. Però è normale che ora si è trovato a chiedere dei soldi a una ragazza maledura scena. Questo lei deve capirlo. Mi aiuterebbe assolutamente. Thank you very much. Grazie per sentirtelo dire. Mi rassicura molto. Ecco, per fortuna non ho problemi di soldi, ha una famiglia che pure cerca di essere indipendente, quasi l'esatto posto di me. In un certo senso in lei mi sembra quasi di vendere come era appena qualche tempo fa. Mi ero così cercata dalle mie condizioni da non considerare neanche punti di vista alternativi. Però vivere così sbagliato e voglio dimostrarglielo proprio come hai fatto tu con me. Sì, ok. Benissimo. Otto, chance di essere in realtà fantastico, fantastico. Ok, così potremmo anche portare la 9. Quello che non vuole cioè, ma se non facciamo qualcosa non posso dire, non è. Quello è il modo giusto di vivere. Quella persona ribetina di solo per... Ok. I'll see you later. Ok. Ci ha chiamato anche leader. Siamo un leader. Okay, perfetto, abbiamo fatto anche il macotto. Ci chiamerà. E finiamo anche lei. Un assassino, anche delle loro avevano di prima non conta più niente. Allora, ne abbiamo. Non c'è niente, fammi vedere cosa trovo. La partita amichevole, gli esami sono deprimenti. Vado per gli esami, non manca molto. Ho problemi con tutte le materie. Non ho studiato per nulla. O magari se ci diamo una mano a vicenda potremmo fare. La partita amichevole. Sì, no, ci sei libero, vorrei vederti prima. Fumi. Allora, potrebbe essere il punto 9. Potrei farlo perché così finiamo. Però intanto io. Aspetta, fammi un attimo controllare una cosa. Verifica il legame con i fumi. 8, porterei a 9. Mi spiace. Non saprei che cosa fare. Gli esami sono deprimenti. Beh, tanto ce ne manca uno. Non so per cosa fare, vado da lei. Sì, dai, facciamolo, dai. Prossima volta facciamo i fumi, dai. This sucks. Quella scendia non lo so. Siamoci insieme. Cioè non fa badare le linee, fa come se non ne andasse da fare. Cosa mi dà? Ma ce l'avevo al massimo lo stesso. Ok. Cosa c'è da fare? Sì. Ma mettiamoci al lavoro. Domenica. Cosa si può fare di domenica? Detto che non andavo. Mi mento perché prima volevo sistemare una cosa. Ok. Ma stai bene? Sì, in effetti sono sempre anche solo tutti quanti per mettere.
la cago. Si fuori otro lo fa. Ok. She's the one who should be in pain right now. Yet she's still trying to cheer us up. To ci nic nie da. Well then. Prior notice, God for you.